Invece vi voglio far vedere una giocata delle qualificazioni sudamericane. No? Il Brasile ha perso i primi 2 punti, no? Dopo 10 partite, però con la Colombia. Però voglio farvi vedere, appena Max la mette, una giocata brasiliana. Eccola qua. Di chi Lele? Collettiva, il calcio di oggi. Ok. Alisson comincia, giro palla. Thiago Silva, Fabinho. Muro, palla in mezzo. Fred. Fred Neymar. Neymar. Neymar, Rafinha inventato da Rafinha. Bielsa, e nazionale brasiliana Rafinha. Palla sul secondo palo, chiusura di Anthony. Non, qua para bene Ospina. No, era solo per far vedere come il Brasile, che è la squadra che esporta più talenti insieme alla Francia al mondo, per il Brasile, il doppio della Francia. Però voglio dire, il Brasile gioca a calcio così, e ha giocato Rafinha da una parte che mette la palla ad Anthony. Quello dell'Ajax Sì. che potrebbe giocare anche lui a destra. Per questo, Anto, cioè il Mamma mia, Brasile ragazzi. non puoi mai metterlo dopo nessuno. Ma stai Lo metti scherzando, Lele? insieme alla Francia, ma non dopo. Cioè, No, 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 non no, lo metti Brasile. dopo. Cioè, è una roba incredibile, Poi ragazzi. quando Lele, tutte le squadre che giocano contro il Brasile, il peso del Brasile è abbastanza pesante. Al 100%, Giocarci al contro. forse 100%. troppo, Brasile ha troppo peso. Ma Ma certo, se tu hai la maglia del Brasile, hai ragione. se poi c'è la numero 9, numero 10, sono cazzi. cavolo, oh, oggi ha fatto delle dichiarazioni che mi ha lasciato un Sì, pochettino è così. vero, è vero, Di Neymar ha detto che potrebbe essere l'ultimo mondiale che lui fa, è vero. L'ha che a detto. livello mentale e fisico non so se lui regge. Arriverebbe A 30. no, adesso a 30, Eh no, però 22, 2022 sarebbe 30. È sì, del 92 lui. no, l'ultimo questo, è a 34 anni, lui pensa di non farcela già più a fare un altro mondiale. E se lo dice adesso vuol dire che mentalmente un pochino cominci a pensare che mentalmente sei un po' Però stanco, non più come quando hai 20 anni. no, ma Ma perché sicuramente. se no non lo dici? Perché cominci a pensare, boh, a me non mi verrebbe mai di dirlo adesso. Non so se mi Però spiego è come un voglio dire. ragazzo che calcola che dall'epoca di Ronaldinho, Ronaldo il fenomeno, eccetera. Lui sono 6-7 anni che ha La pressione. questo peso in testa che lui da solo deve portare a vincere il mondiale. Penso che ha vinto solo una Coppa America, Lele, giusto? Certamente. Giocare col Brasile e non arrivi, tra virgolette, Poi, finale e tra l'altro, non Coppa vinci. America lui non c'era, E cioè, non perché c'era si nemmeno, è fatto male esatto. su, ha vinto l'Olimpiade, ma lui aveva fatto come Messi. Esatto. Cioè, è così, eh. Che tra l'altro, secondo me, se Eppure. non c'è Messi, Neymar è il giocatore più forte al mondo. Cioè, Sono d'accordo, Lele, bravo. ragazzi, Nick, non, ragazzi, non voglio c'è nemica. ricordare, hai capito Allora, cosa ha detto? magari lo Cioè, dico anch'io. No, no, Lascia no, no. stare i centravanti, stiamo parlando di talento. Talento, lui Messi, è Neymar, numero basta. 2. Messi e Neymar, giocatore Sono più forte al d'accordissimo. mondo. Neymar è una cosa, Assolutamente. Neymar è una roba che Ma veramente, scherzi, se tu quando prosegui la parola calcio metti Neymar Junior, non ti sbagli. Lele. Lele, l'altro giorno, sai cosa ho fatto? Quando stavo tornando la sera, per tornare a casa, mi sono messo le cuffie. Indovina cosa sono andata a rivedere? Le giocate più belle di Ronaldinho, Richelme, Baggio, tutti i numeri 10. Ma dove l'hai trovato? Hai schiacciato No, YouTube? vado su YouTube e vedo le giocate più belle di Ronaldinho, le giocate più belle di Richelme, le giocate più belle. Lele, una roba. Sì. Sono arrivato a casa e stavo ancora vedendo quelle di Baggio, ho visto quelle di Kakà, di Rui Costa, che è diventato presidente e gli Del facciamo in bocca al Benfica. lupo del Benfica. Certo, Altra certo, mente geniale, tutti quei certo. Certo. tipi di giocatori. Mamma mia, ragazzi, ho goduto come un matto. Vedi, Nick, in loro, tu sei stato un giocatore diverso da me, vedi in loro un qualcosa di naturale. Quello che loro fanno, quello che io non mi posso paragonare a No, 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 Ronaldinho, no, tu ma devi paragonarti. no, ma quando facevamo qualcosa, Lele, ci veniva naturale e per noi era semplice, non ci pensavamo nemmeno. Ho visto delle robe allucinanti di Riquelme e di Ronaldinho. Riquelme io non l'ho mai visto fare un doppio passo, ma aveva una qualità e un'intelligenza di gioco come accarezzava sempre la palla. Secondo me, Antonio, ti voglio dire una cosa, visto che hai visto le immagini così. Richelme era, adesso dirò una parola. E ho visto altri due giocatori che tu sei innamorato. E sono tutti e due della tua squadra.
Ma che allora avrei visto sicuramente Ortega. No. Ah, ma cazzo, allora Ortega vattelo vedere. No, Ortega vattelo. Ho visto due che lei, secondo me, a livello proprio di come accarezzavano, delle idee che avevano, uno è l'attuale allenatore. Uno è l'attuale allenatore. Vabbè, Muñeco. E l'altro Aymar. Aymar, quello che ha giocato al Valencia. Lele. È vero. Lele. Guarda, allora sicuramente ti consiglio anche d'Alessandro. Ah, sì, Alessandro. Del River. Però, guarda, con tutto rispetto, Muñeco, il Muñeco è inferiore come quella qualità che dici te a Ortega, Te lo dico, sì, il burrito. No, ma io ho visto, detto. Scrivi top 10 gol Ortega e sono incredibili. E sono veramente incredibili. Ma io mi ricordo il gol. Ma lì che puoi andare ha fatto a Pagliuca. Lui correva a sinistra, colpita la rovescio, è vero. Lui correva a sinistra, ha fatto lo scavino dritto per lì dall'altro lato. Sì, esatto, che in genere la fai d'interno, lui l'ha fatto quasi di collo esterno. Pa. È una giocata incredibile. Ma è Aymar pure. Assolutamente. Lo sai chi era l'idolo di Aymar? Aymar, sì. Chi era l'idolo? Messi l'aveva come idolo. Sì, bravissimo, sì. Bravo. Sì. E cos'è che volevo dirti? E quando fa il primo gol Higuain, quello che gli abbiamo ricordato, no? Quello di tacco? No, il primo gol Higuain con la nazionale argentina. Ah, ok. Che quel giorno che fece poi il gol Palermo, l'1-0, sì. Lo fa il Pipita, no? Sì. 10 ottobre 2009. E la combinazione è bella perché è Pablo Aymar Messi. La palla, Messi che la riceve, poi ci sono sempre le cronache sudamericane, no? Messi la riceve, dicono, nel posto dove gioca Barcellona, quando partiva a destra, no? Sì. La dà in mezzo al passasso, Aymar. Pagliasso, che, no? Esatto, che la mette al Pipita. Quindi Messi al suo idolo, cioè, capito? Che la mette a Higuain, che de media vuelta incrocia e fa il gol, e fa il gol del 1-0. Però mi dovete promettere, te e i due vagabondi sotto. Andremo prima o poi a Buenos Aires a vedere il Super Classico. Al 100%. No, me lo dovete promettere, perché mi avete già promesso Paris Saint-Germain City e non siamo andati. Antonio, me lo dovete promettere. Inverno, che lì fa Antonio, non me ne frega. Dobbiamo andare, Lele. Andiamo al 100%. Volevo tornare un attimo su quella cosa che ti dicevo. Adesso userò una parola, perché secondo me è stata una delle caratteristiche di Riquelme. Allora, Riquelme, mentre preparava la giocata di classe, secondo me è stato il più bravo a usare il culo. D'accordo. Tanto. Lele non gli ha dato. Cioè lui, mentre proteggeva, gli dava delle culate agli altri. Aspetta, e se si incazzava, ti dava anche le manate. Ti dava le botte nel petto. E col culo si prendeva quel tempo per poi, con gli occhi dietro la testa, imbucare. Com'era? Non soffriva il raddoppio, Raddoppio. E lui non esisteva raddoppio. Dammi la palla che me la vedo io. Mamma mia, che giocatore. Bravo, bello.